Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo è entrato Gesù in Cafarnao e venne incontro un centurione che lo scrutava e dice: Signore, il mio servo è in casa a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno di quelli che sono. Ma di soltanto una parola e il mio servo sarà tenuto. Pur essendo anche io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli vieni, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Anche le nostre famiglie credo che abbiano bisogno di un supporto, di un esempio per riscoprire in vita la bellezza delle sue opere. La famiglia è la luna della vita, ma non soltanto di quella fisica. Non siamo stati generati perché papà e mamma si sono amati. Il Signore dare un segno speciale a questa donna, un segno visibile, cioè dono. Anche in quelle famiglie dove sicuramente per il disegno divino non ci sono i figli materiali, ma ci sono tante altre forme di emanazione dell'amore umano,
senso ci sarà pure. Anche una persona anziana che non può più generare fisicamente, ma come si può dubitare della sua capacità di generare ancora attraverso un sorriso, un'opera buona, un atto di carità, di gentilezza, di perdono? Quindi la vita sicuramente abbraccia anche questa specialissima vocazione alla vita. Un grande educatore, un grande formatore di anime, specie di giovani, quale era Don Bosco, diceva: io voglio bene ai miei ragazzi, ma desidero che se ne accorgano. Che bello! Una volta, probabilmente anche voi ricorderete, dicevo un'espressione che francamente a me è piaciuta fino a un certo punto, perché è incompleta. Un tempo si diceva che i figli si accarezzano, si baciano quando io aggiungo una piccola cosa. Io dico, si accarezzano e si baciano anche quando dormono. Vedete bene, tante volte abbiamo il vizio del tale e di la pensare o di pretendere dagli altri ciò che noi non possiamo garantire o non possiamo garantire. A volte c'è un senso di quasi di controsenso, un meccanismo di nome e anche ingiustizia. Pretendiamo di avere altri perché non riusciamo a dare a noi. Allora, anche la lettura della pagina evangelica di questa sera ci dice una cosa molto bella. Cioè, vale a dire che la gioia non è soltanto quando otteniamo o chiediamo per noi il basta. Non è forse vero che in casa, in famiglia, noi abbiamo imparato proprio dalla mamma, dalla padre, che l'amore è bene quando non si chiede per sé, ma per gli altri. Le nostre mamme si sono sfogliate per gli figli, in tutti i sensi. Quante privazioni, quanti no si sono imposti per agevolare, per spianare la strada, per offrire ai propri figli un giorno di maggiore serenità e prosperità. Il centurione, che era un pagano, addirittura credeva negli dei, ma egli ha sentito parlare di questa Gesù. Ha detto che quello era un giorno buono, favorevole. Ed è che ha chiesto non per sé, non ha chiesto neppure per un suo figlio, ma ha chiesto la grazia per un suo schiavo, per un suo servo. Bellissimo. Io sono certo, sono convinto, tante volte ho detto alle mamme, se il Signore ascolta più volentieri una bambina, è quello che fanno le nostre mamme, i papà pure. Perché non ho mai sentito una mamma che abbia chiesto per sé, ha chiesto la salute per te, un lavoro, una serenità, una pace, una prosperità per loro, per loro. E quante volte per te. Il Signore ha in amicizia tante grazie
un papà simile al cielo. E questa preghiera di intercessione, vedete, questa preghiera favolosa, meravigliosa, addirittura nell'anima, suscita ammirazione in Gesù. E San Matteo dice: Gesù ammirò. Si dividono magari per una piccola pietra, per l'incapacità di sapersi perdonare. Invece possiamo solo immaginare l'aridità interiore di cui questi bimbi di domani saranno detti. Ecco allora, vedete, dobbiamo significare in modo particolare il nostro Santo, come il Padre. Il Padre non è buono perché è famoso, è famoso perché è buono, perché ha chiesto la pace, la serenità, ha chiesto l'amore, non per sé, ma per gli altri. Qual è intercedente? E allora dobbiamo pregare perché l'amore di noi. San Giovanni della Croce diceva: omnia vince amore. L'amore vince ogni cosa. Davvero così. E vorrei intanto che sperimentassi che l'ultima parola deve essere sempre l'amore e la misericordia, perché anche colui che fa finta di perdere è sempre vincitore, ma chi tira la corda la spezza. Chiediamoci quante le nostre famiglie sono modello da imitare o da imitare. Una volta, anche quando un giovane, doveva andare a nozze, ci si fidava della parola del bene a tutti. Siamo mille lontani, ecco, da un modo di fare, di combinare il matrimonio oggi, e direi meglio così. Tuttavia, pensiamo al bene morale che doveva avere la parola della persona che conosceva entrando in questi giorni. Dicevo: guarda, poi andiamo.
abbiamo sentito, e giova di confessare, ah, se avessi sentito, se avessi ascoltato, oggi, magari